troviamo sulla pista ciclabile denominata Ciclovia dell'Acqua, in località Cisternino, nella contrada di Figazzano, a pochi chilometri dal capoluogo del comune. Il percorso, inaugurato il 5 aprile del 2014 dal ministro Vendola, si snoda per circa 10 chilometri nella campagna pugliese tra Trulli e Masserie. In effetti si tratta di un percorso realizzato sul camminamento del canale principale dell'acquedotto pugliese, la Galleria Centenaria, che trasporta le acque del fiume Sele dall'Irpinia alla Puglia. L'idea che ha la regione da tempo è quella di sviluppare un turismo sui due pedali che sia opportunità di sviluppo del territorio rispettoso della storia dei luoghi e della natura. Il progetto principale è però quello di costruire passo dopo passo 250 km di ciclovia per poter fare della Puglia un luogo attrattivo internazionale più di quanto non lo sia già. Terminato il tratto principale di questa ciclovia e trovandoci a soli 4 km di distanza da Cisternino e Locorotondo, decidiamo di ricaricare le bici in auto e dedicare un'accurata visita a questi due borghi, cominciando da Cisternino. Il borgo che vedete alle mie spalle è Cisternino, un comune di circa 12.000 abitanti, entrato anche lui a far parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. Capitiamo a Cisternino proprio in un giorno particolare, forse il più festeggiato dell'anno dopo quello del patrono. Infatti, l'8 settembre ricorre nel borgo la fiera della Bomminella, cioè della Madonna Bambina. Nel Settecento esisteva addirittura la figura del mastro di fiera, eletto dall'università, che aveva il diritto di usare anche le armi per garantire la tranquillità pubblica durante lo svolgimento dell'evento. Un tempo la fiera veniva ospitata in uno slargo appena fuori della Porta Picenna, ovvero della Porta Piccola, e si svolgeva dall'8 settembre, giorno della nascita della Madonna, al 15 settembre. Oggi dura un solo giorno, l'8 settembre, e si svolge nella parte moderna della città, non molto distante dall'antica via. Qui si trova veramente di tutto, dalle bontà locali agli oggetti di uso quotidiano, stoffe, abiti, ma soprattutto oggetti per il lavoro dei campi. La fiera è tra le più antiche dell'Italia meridionale. Secondo gli storici locali, fu istituita presumibilmente nel XIII secolo durante il regno dei Normanni. Come tutti i borghi di queste zone, anche Cisternino è adagiato sulla sommità di una collinetta verdeggiante, per cui dalla piazza Garibaldi, situata sulla sommità del paese, possiamo godere di una veduta a 360 gradi sulla valle d'Itria e verso gli altri borghi circostanti. Il nome Cisternino deriverebbe dal vicino paese di Ostuni, che al tempo dei Romani si chiamava Sturnium. Questi fu saccheggiato dai Goti e successivamente sarebbe andato completamente in rovina. I frati basiliani ricostruirono il borgo nel Medioevo chiamandolo Cis Sturnium, cioè al di qua di Sturnium, ovvero al di qua di Ostuni. Come altre località pugliesi, anche Cisternino fu attaccato ed abitato dai turchi. Ed è anche per questo motivo che il centro storico, molto suggestivo, ha mantenuto l'antico fascino un po' orientale, con case basse dalle scalette esterne che si affacciano su corti nascoste, in un labirinto di viuzze sovrastate da archetti. È un classico esempio di architettura spontanea, ricco di case e palazzi storici. La cattedrale, dedicata a San Nicola, è stata oggetto di modifiche e rifacimenti che hanno alterato il primitivo aspetto medievale. La facciata neoclassica fu eretta nel 1848 abbattendo la precedente.
L'impianto interno è a tre navate, scandito da colonne con capitelli in pietra. Nella navata laterale di destra si aprono due cappelle con cupole, di cui una, quella che stiamo vedendo, dedicata al Santissimo Sacramento. Cisternino è proprio un borgo affascinante, come affascinante è tutta la Valle d'Itria. Una terra tutta da scoprire, ricca di angoli preziosi come questo. Il borgo è un grande capolavoro di architettura senza architetti, come viene definito dal famoso architetto giapponese Hidenobu Jinai. Questo è Cisternino, un capolavoro di architettura mediterranea, un puzzle architettonico formatosi nel tempo, tutto rigorosamente imbiancato dal latte di calce. Un labirinto di strade dove è bello perdersi per sbucare in piccoli slarghi, dinanzi a piccole scale, terrazzini, attraversando archi di passaggio che conservano sempre nicchie sacre con fiori e ceri accesi. Ci fermiamo nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, meglio conosciuta come Piazza della Torre con l'orologio, per un fugace ma tipico pranzo cistrenese. E poi, accompagnati da musica folcloristica suonata dal classico quartetto popolare, lasciamo Cisternino per raggiungere un altro borgo altrettanto bello ed interessante nelle immediate vicinanze, denominato per la sua conformazione Loco Rotondo. Lasciato Cisternino, ci spostiamo di circa 10 km verso ovest per raggiungere un'altra località, anch'essa iscritta nel circuito dei borghi più belli d'Italia, Loco Rotondo, il paese che vedete alle mie spalle. Anche il piccolo borgo di Loco Rotondo sorge su una collinetta ed è ben riconoscibile per il profilo delle sue commerze. Tipici tetti spioventi ricoperti di chiancarelle di pietra calcarea locale. Loco Rotondo, oppure Ucurdun in dialetto barese, è un comune italiano di circa 14.000 abitanti della provincia di Bari, inserito anche questo nell'ormai famoso circuito dei borghi più belli d'Italia. Il nome proviene dal tardo latino locus rotundus, luogo rotondo, e già in tempi antichi, in ragione del suo accrescersi alla sommità di un colle e racchiuso nella sua cinta muraria, il borgo assume quella forma che poi gli ha dato il nome. Dal suo belvedere di via Nardelli si può ammirare il territorio circostante, formato da piccoli vigneti, macchie di bosco e uliveti. Questo comune ha avuto molti nomi prima di quello attuale. Inizialmente si chiamava Casale San Giorgio in onore al patrono, poi Casale Rotondo, successivamente Luogo Rotondo e solo nel 1834 fu chiamato Loco Rotondo. Anche qui il bianco della calce avvolge ogni cosa. Fa da abbagliante sfondo alle architetture barocche in pietra locale ed esalta i balconi fioriti in ferro battuto. Nel borgo storico non ci sono particolari emergenze architettoniche, ma tutto è grazioso e intimo. Si percepisce un senso di ordine, di rispetto e di matura civiltà. Il documento in cui viene citato per la prima volta il luogo detto Rotondo risale al 1195, durante la dominazione sveva, il cui regno fu affidato a Federico II, pensate un po', all'età di soli 4 anni. Questi iniziò a reggere direttamente il regno all'età di 14 anni e pochi mesi dopo sposò la 24enne Costanza d'Aragona. Nonostante la giovane età, i suoi 30 anni di regno sono stati forse uno dei migliori periodi della storia di Loco Rotondo. Ma Loco Rotondo non è noto solo per i vicoli, palazzi, architettura spontanea e storia. È anche famoso in tutto il mondo per il suo vino bianco di Loco Rotondo DOC,
e per la sua cucina tradizionale tipica e piacevole. Questo è uno dei pochi borghi della Valle d'Itria ancora poco sfruttato dal turismo. Si può passeggiare tranquillamente per i vicoli del centro storico, gelosamente custoditi dai propri abitanti. Non vi è assolutamente alcuna traccia di abbandono né di degrado. Qui sono state effettuate numerose riprese cinematografiche, tra cui Così è la vita di Aldo Giovanni Giacomo nel 1998, Mio cognato con Sergio Rubini nel 2002 e Baciami piccina con Vincenzo Salemme nel 2006. Visitate Locorotondo e ne resterete esterrefatti.